E quindi quello è stato, noi l'abbiamo vissuto, io me lo ricordo benissimo, mi ricordo questi infermieri con i camici, mia madre che grida e che la portano via praticamente di peso. Leggendo la sua cartella clinica, è la stessa Merini che scopre, diciamo, il motivo un po' del suo malessere, che era stato diagnosticato come schizofrenia. Lei, da psichiatra, è d'accordo con questa diagnosi della schizofrenia di Alda Merini? Francamente non me la sentirei di sottoscrivere una diagnosi del genere, non sono nemmeno interessato né a convalidarla né a negarla. Credo che non sia determinante immaginare in questo momento che tipo di malessere avesse la Merini. Certamente era un malessere che non avrebbe mai dovuto portarla in ospedale psichiatrico. Era abbastanza semplice essere ricoverati dall'oggi al domani? Sì, poteva accadere con grande facilità. Queste crisi di nervi, chiamiamole così, questi stati impulsivi, non erano ben tollerati e quindi si partiva subito con l'idea che la persona avesse avuto una condizione di disagio. Quindi questo disagio doveva essere accolto e trattato e il luogo che lo accoglieva e lo trattava era l'ospedale psichiatrico. Erano dei luoghi che, come dire, assorbivano tutto ciò che la società non tollerava. Quindi era un vero e proprio deposito di sofferenze, deposito di disperazione, deposito di fallimenti. Erano luoghi costruiti per espellere tutto ciò che non era tollerato dalla Dice. società. Non sapevo che ci fossero i manicomi, non li avevo mai pensati. Mi sono spaventato quando mi hanno chiuso la porta. Mi sono messa a gridare come un ossesso, lasciatemi uscire. Beh. E allora mi hanno negato, mi hanno tempestato di farmaci e io sono veramente impazzita. Per lei cos'è la follia? È una tragedia mentale, è una delle più grosse tragedie umane che l'uomo possa immaginare. In quei momenti l'aiuto non viene, non si può invocare, lei stessa non sa di che rimane stupefatto, forse guidato da un demone che non conosce. Dal primo ricovero ospedaliero c'è poi stato un susseguirsi continuo, dentro, fuori. E un po' tornava, un po' si faceva anche ricoverare lei da sola perché diceva non sto bene e ho bisogno di farmi ricoverare un po' e andava. Me li hanno portati via i miei figli, questo è stato un dolore E li ha recuperati? I suoi figli adesso proprio. sono grandi. Adagio, lentamente, sì. Sono grandi. Sono dei momenti in cui li incontra, avete degli appuntamenti, lei e i suoi figli? No, i miei figli sono degli accadimenti improvvisi, arrivano quando gira loro, ma sono sempre ben accetti, sono figli. Mamma non era matta, mia mamma poteva avere un esaurimento, poteva avere un carattere ribelle, però certo non era matta. Diciamo che il manicomio l'ha cambiata tantissimo. Entri spaventato, terrorizzato, urli e cosa fanno? E cosa facevano? Ti legavano e ti facevano l'elettroshock. In un luogo sperduto che è la mia memoria, s'accampa un Dio sconosciuto. Attende un aureo canto e non cerca alcun cielo. Così io cerco te, che sei il mio ricordo. Ho dovuto accantonarla la cultura a un certo momento. Pensi che un elettroshock gliene spazza via tanta, vero? Insomma, la cultura viene proprio demolita così pezzo per pezzo. Uno fa tanta fatica a crearla e poi arriva un cretino che va facciamo un elettroshock a questa qui. Dopo queste prove, che cosa ti può ancora spaventare?
Cioè, niente più. Lei ha subito qualcosa come 54 elettroshock. Ed era miracoloso ogni volta vederla e seguire il suo ragionamento che era limpidissimo. Scoprire che esiste un manicomio e che ti ha messo dentro l'uomo che ami taglia di un colpo la poesia. Uno non ne parla più. O no? Mi piace pensare che entrava in questi luoghi di sofferenza cogliendone tutti gli elementi possibili e immaginabili. La Merini era probabilmente, quando entrava in ospedale psichiatrico, completamente schiacciata dalla pressione di quel luogo e quindi non era in condizione di poter reagire e pensare in maniera creativa in quei momenti, Certo. ma erano i momenti che la preparavano con quel materiale che lei osservava per poter riemergere e quando riemergeva usava quel materiale, usava quelle impressioni, usava quelle sensazioni e le rimetteva in versi. Si va in manicomio per imparare a morire. Nessuno mi pattina bene come il vento. La pazzia mi visita almeno 2 volte al giorno. Confondere la merda con la cioccolata è privilegio di persone colte. Sono una piccola ape furibonda, sono una piccola ape furibonda. Nessuno rinuncia al proprio destino, anche se è fatto di sole pietre. I folli sono quelli che resistono agli amori facili. Non ho paura della morte, ma ho paura dell'amore. Ogni uomo inventa il suo tipo di amore. Ci sono giorni che non si staccano dalle pareti. Ci sono notti che non accadono mai. Illumino sempre gli altri, ma io rimango sempre al buio. Sono una piccola ape furibonda. Sono una piccola ape furibonda. Cicabum. Mia mamma ti voleva vedere e non ti voleva vedere. Perché io anche quando sono stata in collegio, che tornavo a casa il sabato e la domenica, che insomma tornavo a casa, avrei voluto avere una mamma e un papà che mi aspettavano a casa. Mia mamma andava via. Magari trovavo un biglietto, sono andata via. E io mi spaventavo perché dicevo dove? Perché? La odiavo in quel momento, perché dicevo come? Perché io arrivo e tu dove sei? Cioè tu mi dovresti accogliere, sei mia mamma, non mi vuoi bene? Il mio pensiero era non mi vuoi bene. Non è il fatto che le mie figliole fossero le figliole di Alda Merini, ma il fatto che fossero semplicemente dei bambini. Adesso che rapporto ha con le figlie? Abbastanza bello, anzi io faccio tanti auguri alle mie 4 figliole, Perché la alle festa quali della voglio donna? molto bene. Sono 4 donne, sì, che non mi danno molte visite, ma neanche molti problemi, ecco. E che misteriosamente sono sopravvissute allo sfacelo del manicomio. Non me ne può fregare di meno, non mi interessa. La madre che lavava le scale, perché almeno avrei avuto una madre vicina e una mamma. E lei mi ha attaccato il telefono, perché lei faceva così. È incredibile far capire agli altri come dopo una vivisezione così conclamata la gente non capisca che il malato di mente interiorizzato nel manicomio e mandarli nelle famiglie che non li vogliono. Secondo me è una grande resurrezione dei morti, in fondo. Era solo una donna inquieta, creativissima, perché lei... io non l'ho mai vista dormire. Ha provato anche a dormire una notte in questo letto e poi alle 3 mi ha detto: senti, ma non riusciresti a farmi la pasta con i piselli? Allora io sono sceso, ho fatto la pasta con i piselli, poi ho detto: no, ma mangiamola domani mattina, dormi. Allora ho dormito sul divano, poi è scesa, poi ha voluto uscire, poi è andata a salutare le caprette che c'erano nel giardino. Infatti c'è un bellissimo pensiero suo che dice: a volte
ci sono notti che non accadono mai. Oppure ci sono notti che non si staccano dalle pareti. Come per dire, c'è un'implosione, no? E poi c'è un'esplosione. Mi hanno regalato delle rose e io nel diario racconto che il giorno che la legge Basaglia ci ha aperto i cancelli e abbiamo potuto toccare le rose, le abbiamo mangiate. Avevamo fame di pace, di libertà. Più ti conosco, più scopro cose di te e più il suono delle tue parole entra nel mio cuore. Sono stata sorpresa mentre rubavo la vita, buttata fuori dal mio desiderio d'amore. Io come voi non sono stata ascoltata e ho visto le sbarre del silenzio crescermi intorno e strapparmi i capelli. Io come voi ho pianto, ho riso ed ho sperato. Accanto a tanti momenti bui, devo dire che ha riconosciuto lei stessa che la vita poi gli ha restituito tantissimo. Negli ultimi anni, poi parlo dal 1993, quando vinse il premio Guggenheim Montale, che quello servì veramente da apripista, se vogliamo. E da quel momento ha cominciato ad avere molte occasioni anche televisive. C'è Mala Femmena, che mi pare allora, che sia una voce molto bella. La canzone di Alda, Mala Femmena, ha detto che io sono una mala femmena. C'hai ragione. Piaceva tantissimo la notorietà. Una volta eravamo in taxi e il tassista la riconosce e il tassista dice: ah, ma mia figlia, ma sa che le, sa le sue poesie a memoria? Lei mi dice: ah, vedi Casiraghi, questa è, che bella questa cosa, no? E poi il tassista non vuole essere pagato e lei fa una cosa bellissima. E gli dice: no, allora prende dalla cassaforte, tira fuori 100 euro, li dia a sua figlia. E il tassista dice: ma come, signora Merini, 100 euro, sono 50 metri di taxi, dia a sua figlia. Ora scendiamo, lui era molto contento, ci ha salutato, poi scendiamo e mi dice: orco, ma Alberto, è l'unico 100 che non hai 100 da darmi? Milva, stai lì, non ti muovere, vengo subito a prenderti. Hai visto che il pubblico si è alzato in piedi appena sei entrato? È perché sarà stato stanco di star seduto. Tu dici? Anche questa potrebbe essere una ragione. Quando sono andato per il Requiem per lo Stabat Mater di Pergolesi a chiedergli questa introduzione, lei scrisse un capolavoro. Vorrei in un certo senso